Prima Radio. Generalmente questo è il momento in cui abbiamo alcuni ospiti, vengono a trovarci alcuni amici, abbiamo la possibilità di scambiare due battute, chiacchierare, conoscere alcune iniziative. Oggi ci soffermiamo un po' su quelle in programma per Natale a Partinico. Lo facciamo con l'assessore Maria Grazia Motisi. Buongiorno assessore, buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Ci sono tantissimi temi su cui potremmo parlare, ma vista la presenza anche del suo segretario particello, di uno dei personaggi del presepe, buongiorno a Dario. Buongiorno anche buongiorno. A lei, dottor Maniaci. Intervenire un attimo. Prego. Lei l'ha presentato come assessore, non ha fatto male, perché effettivamente la signora Motisi è un assessore, però in questo frangente, se lei mi permette, qui è come presidente. Prego. Dell'associazione Le Torri. E per questo io ho voluto la presenza del suo segretario, così mettesse le cose in chiaro, ci mancherebbe. Grazie, grazie. Per precisare. Quindi assessore / presidente, di che parliamo? Non è vero. Dai, parliamo di presepe? Parliamo di presepe, ha fatto bene il mio segretario a specificare, perché in effetti il presepe vivente che quest'anno si sta svolgendo al Borgo Parrini nasce da un'iniziativa di alcune associazioni che, così come ogni anno, si propongono per dare qualcosa di bello alla comunità partinicese. C'è sempre uno zoccolo duro con il quale l'associazione Le Torri collabora sempre. Abbiamo Partinico News, abbiamo l'Avis. Quest'anno, con grande piacere, abbiamo la collaborazione importante della cooperativa Nido d'Argento e della chiesa del Borgo Maria, del Borgo Parrini, Maria Santissima del Rosario. Quindi okay. Si è allargato. Comunque il nostro noi ci siamo chiamati inizialmente come eravamo, cittadini? Segretari. Partinicesi attivi. Ah, okay. Quindi questi partinicesi attivi si allargano, certo. includono attivismo, e quindi. Sì, sì, e questa è una cosa secondo me molto bella, molto bella. Allora, il presepe è già stato allestito in un paio di occasioni, ma ci sono ancora tanti appuntamenti. Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato il giorno 9 di dicembre, abbiamo avuto la seconda data che è stata il 16. Adesso abbiamo le date, quelle più importanti, certo, che sono quelle. Il 24, intorno alle 22 faremo la natività, uh-huh. Solo quella. E poi le date ufficiali, il 25, il 26, il 30 e chiuderemo il 6 di gennaio. Perfetto, tanti quindi gli attori, nel senso le persone coinvolte, ma da quello che ho letto sui giornali, perché ne sta parlando pure la stampa nazionale e internazionale. No, mamma mia! Una delle attrazioni di questo presepe pare essere un pastorello. C'è il pastorello che si ripete ogni anno, che è sempre presente e che evidentemente sta diventando la vera attrazione. Questo buon pastorello praticamente sta diventando l'attrazione, sì. Questo personaggio viene vestito da Dario Eca. Allora, spiegaci, allora diciamo tutto, una cosa. L'attrazione non è tanto il pastorello, no, ma è la pecorella che porti sulle spalle, che questo pastorello porta sulle spalle. Quindi diciamo la figura è classica, è molto caratteristica, soprattutto l'attrazione per i bambini, perché i bambini di oggi non sono come i bambini di ieri, certo. Allora noi conoscevamo le pecorelle. Adesso invece i bambini non vedono più niente, stanno sempre davanti al computer, queste pecorelle che una volta passavano anche per le strade, ricorda la signora Motisi. Ricorda la signora Motisi. La tipicità dei racconti di Dario è che ti porta in un'altra dimensione spazio-temporale. Sì, sì, quando Dario racconta qualcosa, noi ci immergiamo nella storia. Sì, sì, ti parla perché sempre noi siamo contemporanei. Ti parla sempre dell'Ottocento italiano. Allora, mi ricordo che eravamo io, Cavour e Garibaldi. Ecco, infatti. Quattro amici al bar. Sì. E quindi, non essendoci più questa conoscenza degli animali, quando un bambino, una bambina vede una pecorella, ne viene attratta. Certo, quindi la pecorella, e quindi si fanno la fotografia con la pecorella. Giustamente il pastorello non può lasciare solo la pecorella nelle mani dei bambini, e quindi di conseguenza diventa un'attrazione. Finisci in foto pure tu. Di carambola. E quindi finisco in foto pure io, diventa questa attrazione. Anche perché devo dire la verità, non perché per vantarmi, però lo faccio con una certa passione. Non per spezzare una lancia in suo favore, però dico, fa l'attore, quindi sa recitare. Pastorello lo fa bene. Ecco. E quindi il pastorello faccio. Ma la cosa bella di questo presepe, caro il mio signor Maniaci, è che poi giorno 6
almeno per due volte è stato così, spero che lo sia anche per la terza volta, sono promosso, mi danno una promozione. E quindi ti confermano la partecipazione al prossimo? No, il 6 divento un salto di qualità, fai il remaggio, diventa un salto di qualità. Ah, ho capito, quindi il 6 poi faccio il remaggio. Fai 4-5 sedute di presepe vestendo studia, i panni studia per diventare il remaggio. Esatto, poi il giorno 6 divento il remaggio con e quale dei maggi? Chi sei? Gaspare? Baldassarre? Non ho mai capito. Il biondo. Non ho mai capito. Mi hanno detto porta la birra. Ah, ecco la mirra. No, è la, poi, la mirra. No, ah, la mirra. E infatti avevo sbagliato, poi mi hanno dato la mirra. Sai cos'è la mirra? Sì, la mirra. Cos'è la mirra? È una spezia, se non ricordo male. Sì, è una spezia che fa del fumo profumato. Non si dice parola. Quello era l'incenso comunque. Ah, quello era Vincenzo. Sì, vabbè. C'è pure stiamo mostrando tutta la nostra conoscenza. Facciamo parlare alla presidentessa. Torniamo seri. No, io vorrei anche spendere due parole per quanto riguarda la location di quest'anno. Spendere il termine inappropriato, visto il ruolo che rivesti e che è la mancanza di soldi. Non c'è un soldo e puoi spendere. Usare termini come spendere credo non sia adatto. No, vabbè, immaginiamo. Okay. Parliamo della location meravigliosa. Nel Borgo Parrini, che è si presta naturalmente a diventare un presepe. Che tra l'altro mi pare di capire, da quel po' che ho osservato, per tanto tempo un po' dimenticato, c'è un'attività di recupero? C'è un'attività di recupero che comunque sta in capo agli abitanti del borgo, ai residenti del borgo. Noi abbiamo semplicemente riempito, dato vita a quel borgo di personaggi, di animali, di atmosfera, di spiritualità. Se tu vedessi, io non so se hai avuto questa opportunità, è diventato un villaggio vero e proprio, dove è animato da bambini che giocano, dai tanti mestieri che abbiamo inserito quest'anno, curando nei dettagli particolari. Devo dire, per la prima volta, e sono molto contenta, mi capita di avere più interpreti che costumi. Di solito mi è sempre capitato il contrario, cioè avere difficoltà nell'avere dei figuranti. Invece quest'anno c'è una presenza importante di figuranti. Credo che ci sia forse veramente un ritorno a quello che deve essere l'idea di comunità, cioè di appropriarci dei nostri territori e farli propri anche con la nostra presenza fisica in quei luoghi. E il borgo ha avuto è stato un miracolo quest'anno, per tante ragioni, proprio per la comunione che tutti abbiamo sentito rispetto a quello che è poi una festività, certo, per noi cristiani è importante. Direi la principale delle festività. Chiaro, quindi è bello questo aspetto di ritrovarsi e di fare squadra, partecipare attivamente, magari evitare per un momento di stare dietro un computer a commentare. No, diciamo che stranamente ha trovato consensi un po' trasversali. Un po' dappertutto, sì, ma sarà, dico, magari l'atmosfera. Però devo dire, il posto e il borgo meritano, okay. E questo per noi è un grande motivo di orgoglio, ma non per noi, cioè per i partinicesi, esatto, perché sono venuti in tanti, noi abbiamo avuto migliaia di visitatori, soprattutto nella giornata dell'inaugurazione è stata una giornata, no, Dario, importante, sì, di presenze. Sì, moltissima gente, soprattutto dei paesi limitrofi, e tenendo conto che di solito i partinicesi vanno fuori nei paesi limitrofi, e quindi vedere questa gente di Terrasini, di Castellammare, di Alcamo, venire a Partenico, forse l'unica pecca che abbiamo, appunto anche per loro, è il parcheggio. Vabbè, però non si è attrezzati sotto questo punto di vista, quindi il borgo nasce con altre esigenze. Però ci stiamo attrezzando anche per le prossime date, di ampliare questo parcheggio. Stiamo cercando le persone che ci mettono a disposizione dei terreni per poter un bus navetta, si parcheggia in un posto e si collega. Potrebbe anche essere un'idea. Poi ci tengo anche a specificare che non vi è un ingresso, cioè l'ingresso è gratuito, è libero, non si paga. E quindi invito tutti a partecipare, soprattutto a portare i bambini a fare la foto con la pecorella. Ma non solo, abbiamo anche l'asinello, abbiamo anche il pony, abbiamo dei cavalli, quindi c'è la possibilità del contatto con gli animali. Ma quindi sai, il presepe bimbi, diventa anche un piccolo zoo. Quanti bimbi hanno fatto la foto sull'asinello, sul pony? Sì, vero. Moltissimi bambini. Ma tu che generalmente conti anche gli scatti fotografici, quanti scatti hai fatto in queste prime giornate di... ragione, ho iniziato a contare, poi ho perso il conto perché mettendomi in posa con qualche bambino
o anche senza bambini, sai, molte persone, signor Pecco, possiamo fare una foto solo mentre no. lei è gratis, capisce? Ah. Quando le cose sono a gratis. E vedevo che c'erano più macchine fotografiche, oddio, macchine fotografiche, più telefonini che facevano la foto, quindi non riuscivo a contarle tutte, capisce? Molte. C'è questo dell'asinello, mi fa concorrenza. questo dell'asinello, non posso dire chi è. Perché Antonino Locaglio, guarda come fa lui l'asinello, cioè nel senso come porta lui l'asinello. Ok, allora torniamo all'appuntamento. Sì. Ricordiamo le date, quindi adesso, visto che siamo a pochi giorni a Natale, allora, il 24 dopo la messa al Borgo Parrini ci sarà questo corteo che si avvierà verso la capanna e ci sarà questa natività, è il momento più importante, diciamo, del presepe. Del presepe, certo. Sì. E poi data 25 abbiamo ospite Dario Venturella, che è un menestrello, e quindi farà girare per il presepe accompagnando con una musica classica. Abbiamo anche altri incontri, giorno 30 avremo presente un gruppo folcloristico. Stiamo cercando anche di arricchire, quindi tanti piccoli spettacoli nello spettacolo. Per esempio giorno il 16 abbiamo avuto il gruppo dei cantori di Borgetto della Novena, quindi stiamo cercando anche di arricchire il presepe con piccoli momenti culturali. Questo secondo me lo rende ancora più attrattivo per le persone, ed è anche la possibilità per tornare a vederlo. Sì, io mi permetti, Giacomo, volevo solo ringraziare tutti quanti hanno collaborato alla costruzione di questo progetto, perché sai, ci siamo io, c'è Dario, ma ci sono persone dietro, come si dice, dietro le quinte, esatto, che lavorano, i costumisti. Chi una su tutti la dobbiamo nominare, dai, una su tutti, che nomila. Dalla Zina Provenzano, sì. Guarda, dall'anima sta ragazza proprio, uh-huh. E così porta il ferro da stiro da noi casa, la macchina da professionalità. Cucire, cioè noi stiriamo i costumi, abbiamo avuto la disponibilità anche degli abitanti del borgo di utilizzare le case per diventare luogo di deposito, magazzino, giusto, guarda, per di tutto, perché poi il borgo è questo, ecco, il borgo è veramente l'essenza della comunità. Lì ti serve qualcosa, sai che puoi contare sul vicino, certo. È un luogo magico. Un'altra persona da nominare è Franco Vicari, per esempio, di Borgetto. Lui ha sempre collaborato con noi alla costruzione del presepe, perché lui ha una sua storia anche a Borgetto che la sta portando qui a Partinico. Okay. Quindi anche questo incontro trasversale tra due comuni, cioè Partinico e Borgetto, certo, lo rende ancora più. Ma serve più a creare qualcosa di utile all'intero territorio, perché poi magari questi confini geografici o politici, di pensare Partinico e Borgetto, alla fine la carta ormai non esistono più di tante, perché le comunità sono talmente mischiate, mescolate, che è soltanto così un pretesto. Dobbiamo ringraziare le scuole che ci hanno fornito i costumi, sia l'IPSIA sia l'IPA di Partinico, cioè veramente tante collaborazioni. Quindi tutti a servizio di questa nobile causa, è quella del presepe, ma per creare anche attrattiva per il territorio. Ma veramente a disposizione della comunità, esatto, di Partinico. Esatto. Permettimi Giacomo, un appello. Stiamo cercando uno che fa i panieri, sai quei panieri all'antica? Quelli in Vimini, i cestini. Stiamo cercando una persona. Perdonami, ma tu che hai conoscenza di tutto il mondo agricolo dall'Ottocento in poi, cioè vieni a cercarlo qui, che siamo gente moderna, contemporanea. Io sto lanciando l'appello. Okay, se qualcuno conosce qualche persona che sa fare questo lavoro, si mette in contatto con noi, con me, non è difficile, certo. E così abbiamo anche l'angolo del panieraro, quello che fa oggi Padre Vito mi diceva che proprio per il 25 sta organizzando il vin brûlé, no? Sai? Pure. Sì, perfetto, sai quelle grandi pentoloni di vino caldo da offrire poi ai visitatori. Quindi sarebbe il vino bollito, non c'è bisogno di non è proprio perché non lo chiami vino bollito, si chiama vino bruciato, in italiano, in francese vin brûlé. Ma i pastori non bevono il vin brûlé, al massimo una caciottina, il latte fresco, eccetera, va bene. Allora, complimenti all'associazione Torri, ma in realtà a tutti. Infatti stavo per precisare a tutti i protagonisti, chi sta collaborando a vario titolo alla riuscita di questa manifestazione, il presepe vivente al Borgo Partinico, che è già di su è la location perfetta per vivere l'atmosfera natalizia. Veniteci a trovare. Grazie. Vi aspettiamo. Buona giornata. Auguri di buon Natale a tutti. E in bocca al lupo per tanta fortuna per il pastorello. Ci facciamo tanto coraggio. Sì. Pastorello in particolare. Prima Radio.